Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? Sei una figlia che va a cantare. E poi la canta. A tu. Tu barco. A noi ci piace far vedere questa, questo mare, questa bella Calabria, Franci. Iniziamo su questo mare perché ieri non c'era nessuno, ma abbiamo un topo su Genvenuto. Un portaborsa. Lei che cosa fa nella vita? Mo sono pensionato. Pensionato? Che ha fatto prima? Il carabiniere. Carabiniere con i guanti? Bianco. Bianco, pure nero. Pure però, Allora, ecco, ci accompagna quindi come non mi nessuno. Chiamo niente. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Siete fortunati qua ad avere questo mare meraviglioso, io mi faccio un bagno. Lei parla, sì? Sì, come di dove parli? Eh? Di dove? Di Diamante. Diamante. Ma io non mi sento tanto bene. Ah no, capisco, fortunatamente. In bocca al lupo. Ha bisogno di aiuto? No, sto andando alla magia. Come sta? Bene, ma guardate che diamo un senso logico, vieni. A questo mare meraviglioso, guarda che ero con la barchetta. Di dove siete voi? Diamante. Lei, venga. Che meraviglia. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allora, signore e signora, la signora sta venendo a piedi, sai, i due, fanno i cittadini. Complimenti, signore, tenere le cuffie. Siete fidanzate? No. Vediamo se ci seguite. Basta poco? E suca? Non lo so. E come no? Suca assai, come no? Dove andate del bene? Perché voi tu sei e tu fui? Perché? Ciao belle, grazie, amore. Comanda, è tu un compagno niente, accompagnami, no? Vediamo di riuscire a fare. Ecco qua, vabbè. Perché oggi è di mattina, poi verremo sulla spiaggia, verremo. La colpa non è di notte, no, è comune. Buongiorno. Signora, con questo mare meraviglioso un bel bagno ci voleva stamattina. Vieni qua. E chi c'è stamattina? Chiami da Croco! Che si dice? Una passeggiatina! Ecco! Facciamo una passeggiatina! E pure i carabinieri! Salutiamo l'arma, la polizia, la finanza! No, che carabinieri sono... Non ci abbiamo il comandante là! Ma come una volta era comandante! E mo' sempre comandante, non sempre un rispettoso! Benedica, vi carregano come mule, vi carregano se mogliere! Guarda, c'è busta a volte, c'è busta! Che ha comprato? Comprate un po' di tutto, scapocchiere, le cose. I scapocchiere sono belli. Come le cucine i scapocchiere, come le cucine? Un po' di pomodorino. vediamo se pasta poco. Vediamo se lei ci segue. Pasta poco? Pasta poco? E succo assai. Succo assai. Succa. Perché uso in dialetto si dice succo. Ah, non sugo. No, sugo in italiano. Succo. Cos'è? Zio Pino? O no? Zio Pino di cos'è? Dice c'è. Dice c'è. È molto legale una cosa. Da mamma che ne è. Vieni qua. Da quanto tempo ci segue, signora? Quanti anni? Sempre. Da sempre. Pur quando su prolungomare là, gli sto intervistando. Non posso parlare che mio figlio? No, mi devo dare un ombrello, L'ombrello? No, ombrello. Quello è pescatore, il primo pescatore aspetta, di chiamare. Aspetta, mo ci parla. Perché fai questa maniera, scusa? Non è l'ombrello che ci chiama. Aspetta. Qual è l'ombrello? Ombrello. Aspetta. Verrà premiata la signora Fedeltà. Dammi qua, dammi la macchinetta. Scusa, comandante. La macchinetta. Hai detto potuto una maglietta. La maglietta. Bocca. Mica. aspetta. Ecco. Tieni qua. Aspetta. No, non mettete le mani perché chiama i carabinieri. Allora, venga qui, tieni qua. Legga qua. Troni di via Pane Bianco, Cosenza. La Troni di Rende, Pietrone e famiglia, vi regala questa bella macchinetta. Grazie mille! Ma io mi seguo sempre! Ma non posso parlare che mi sono caduti i denti. E non vi preoccupate, signore. Dai qua, mi da qua. In rabbetto. Mi dai pure pure a busta. Pubblicità. Da quando? Perché mi fa male la mano. Metti. Signore, per tutti, chi era Rangoma, chi era Mosetto Bumbono, chi era Morino, chi era perché fortuna che tenue. Da quanti anni ci segue lei? Non te lo posso dire. Una quarantina, trentina d'anni.
di più. Oh sì. E su che sai? Ciucciarirre che se no non ti conoscevo, zio Pino, pur quando vai all'estero. Ma mo ci sono, segui. Mo ci sono dive, ci sono. Però noi vogliamo bene a tutti, attenzione. Ma allora, lei è un pescatore. Mi fa piacere vederti in persona. È meglio dal vivo, signor, che se morta la come no, me vedi. No, meglio vivo, vivo, sempre vivi. Ah, sai una canzonetta che antica e bella. C'eravamo tanti amati per un anno. Fate una prova, fate una prova, fate una prova. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione. In un, a dove andano portone? I portone tutto l'hai fatto, signore. E poi come, e dopo aspetta, come c'è dopo? Come pioveva, così piangeva. C'eravamo tanto amati. Per una e noi al tornamarito no a mia avanti a mia avanti quando la messa la panzè nel, nel libro di latino che se beh aspetta ragazzi fate un applauso alla diamante che questa è una storia ragazzi Giuseppe aiutate sono mio figlio no signor vostro figlio deve essere contento di fare di avere una mamma così bella giovane fantasiosa caro figlio. Questo ti rimarrà nella storia fra i cent'anni, una mamma così gioviale, bella. Allora, com'è la panzè? La panzè, com'è questa panzè? Com'è la panzè? Che bella panzè che c'hai! No, quella no. No, che no, quella no, adesso. Allora, facciamola che mi pioveva, che mi piace. Ma mamma mi sono fatto, ma non posso andare più. È dato un carico. A pensarino. Stanno caricando conto, stanno caricando. Ah, signora che da finanza? No, salutiamo no, tutti gli amici della finanza, tutti. No. Allora, la commercialista la signora. Porta, il commercialista è mio, dice. Siamo a posto. Siamo a posto. Apporto avvocato. Io prima ne vado. Grazie. Già bella mia. Già. Oh scusa, ci avevi scippato. Signor, c'eravamo tanto amati per un anno e forse più, ma una sera mi ha dato uno spunto bello. Venite, venite, venite. La conosce? Quando questa di dove è? Io sono siciliana. Per esempio, la caffè è da sua, sì. Da signora. È 23 anni che ho la casa qua. Sposato con uno, sposato? Con uno siciliano. Pure lei, signora. Lei parla, sì. Ah, c'è sorella. E lei con chi è sposato? Con chi è sposato? Non sono stato, posso sapere. Con uno di Avellino, provincia di Avellino. Avellino siciliano, quindi comunque due sorelle, due mariti. Suo marito vive, sì. Certo che vive. No, vive. Anche suo modo vive, sì. Certo. Salutiamo i mariti, ragazzi, lunga vita. Calabrese, ten. No, scusa, aspetta, no, aspetta, comanda. Scusa, sbaglio. Salutiamo gli amici di Ten, sono sulla C, canale 19, comanda. Sì, menzione. Ci segui? Sulla C, canale 19. Qui, spero si prende su, è un po' difficile. Su, ma se non arriviamo noi non arriva nessuno, certo. Perché si chiama zona montuosa. C'eravamo tanto amati per un anno. E lei chi è, scusa? Ne che lo so io, signor, certe volte. Io mi penso, ma che ne che lo sai? Fino a mo' stiamo parlando, lei chi è, signor? Chi è? Io sono Francesco Camera, ma lui è Pene Gigliotti. Piacere. Lui è il comandante dei carabinieri che è in pensione. Perché effetto ci ha fatto la pensione? Infatti. Che ci accompagna noi con grande dignità, che ha fatto tanto lavoro, avete fatto. Diamone, grazie, signor, grazie. Grazie. Diamone. Diamone un altro valletta abbiamo trovato. Ciao ragazze! Scusa, lei è un pescatore. È la vita. E come vanno le cose? Perché guardate un poco, guardate, scusate, guarda. Chi ne parla male della Calabria? Noi parliamo male della Calabria. A noi no. Fare l'intervista di mettere il sopra, bene, con un po' però, no, stessa cara, un po' di retto. L'intervista una vita che fa, fatto fine, ha fatto ecco la perché lei Charles è venuto. No, veramente. E se lo sai come, vieni qua. Che ha fatto in aria? Allora, lui, e se di spaggio sei come, a Marlon Brando. Marlon Brando. Lo ero. Mo no. Allora, lei è un pescatore. Ma con questo mare, cioè scusa, ragazzi, noi, siccome sono un calabrese e potevo lasciare la Calabria quando me l'avevano proposto, poi vi racconto la storia, a 19 anni con la 285 mi ha vinto un posto a Milano, Franci, all'Imbes. Tu mi ci vedi a me nella stanza all'Imbes? Tu mi ci vedi? All'Imbes. Come impiegato, come dipendente. Allora, scusa, allora. Allora, guardate qua, noi parliamo di questa Calabria, guarda qua, i peggio si vedono, guarda qua. L'ascoglio, l'ascoglio.
Allora, il pescatore, questa, in un minuto mi deve dire quante difficoltà, giustamente, quando, perché quando c'è il mare che è in tempesta, lei non può andare, se no è tutto in base. Assolutamente, perché abbiamo attraversato un periodo nero, insomma. Però io dico una cosa, però, come ti chiama, scusa? Archimede, è uno scienziato. Archimede, posso dire una cosa? Io so, no, che la natura, d'inverno chiova, diluvia, o mare s'agita, allora il telegiornale, una bufera a gennaio, a gennaio che potesse essere solo, no, uno si è preparato. Quest'anno ancora sto sei. Ma tu non ne stai esagerando il tempo. Però mo è bello. L'inverno che abbiamo di quest'anno. Non vi ha fatto lavorare. E come sono andati? Mari grossi, venti forti. E quindi come lei, che cosa ha mangiato? Cosa ho mangiato? Ormai noi siamo come la formica, lavoriamo d'estate per l'inverno. Ci accompagni pure tu, insomma, perché c'è tanto lavoro qua, ma fate di scherzi. Quando lavoro, andate a lavoro? Dove? Noi pescatori abbiamo lavorato sempre, abbiamo fatto il lavoro più schifoso che c'è. No, schifoso, dignitoso sempre. Massa grande. Schifoso non mai. No, assolutamente, dove che io, perché ho... Ma sei pupa! Ho 50 anni. Scusami. No. Signor, c'è un premio per lei. No. Oh, signora mia, povero marito. Andiamone. Allora, vieni. Allora, quindi quante ore di lavoro al giorno? Qui quando fai il pescatore non è che devi timbrare il cartellino, è qui che parte la mattina e non sai quanto rientra. Questo è un abbraccio che io do a tutti i pescatori della Calabria, perché veramente fanno un lavoro immane. C'è il rischio della vita e quante volte si rientrano a casa senza portare un chilo di pane a casa. Quindi grande dignità. Ci eravamo tanto amati per un anno e forse più, ma una sera ci incontrammo per fatale combinazione. C'è il premio. No, c'era un premio. Io. Ma poi come ho fatto per la canzone? La signora mi ha fatto fare. Venga, porta il premio. C'è il CD. Porta il CD. La conosci questa canzone? Ci eravamo tanto amati per un anno e forse più. E poi, come pioveva. C'ho un premio. Aspetta, signora. Un già faccio chiuso, qual è il club che siamo stati, Franci? Torre Vecchia. Grande accoglienza. Abbiamo detto che siamo a Diamante. Siamo a Diamante qua, certo. Franci, se no che assistente sei, tu non è che sei solo cameraman e regista, sei anche il mio assistente. Allora, signor, se si ferma, se no, ecco. Sì. Ma tu che fai la spesa? Tena qua. Lo sai tenere, sì? Penso che sì. Scusa. Senza doppio senso, signor. No. Sposata? Certo. Però non si tena così, signor, si tena così. Se no non sapete. Finché non parlo. Al muso. Io posso parlare qui, sto parlando qui. Signor, una bella bossigella che se è anti, come si chiama? Anti? Antipiove. Bravo. Non lo sapete. Ora lo legga. So. Ora lo so. Chi glielo regala? Marano? Alla Sorst. Se pensano alle fortune quando c'è questa canzone, ieri fortune, capito? Ebbene ragazzi, è una cosa bella. Marano. Climatizzazione. E quindi che fa? Che vende Marano? Climatizzatore. No, ciucci, signor, certo che avete deserto, certo. Capace, bene, signor, te. Yeah. Grazie. C'eravamo ma se trovo qualcuno, grazie, signor, per la semmata. Andiamone. Perché poi possiamo andare anche lì. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più, ma una sera ci incontrammo per fatal combinato. C'è un premio. No, c'è. Le voglio regalare il Cindy Kerr, le voglio regalare. È bello. Ti voglio regalare il Cindy Kerr, il porta CD. È solo un regalo. Se si ferma, te lo regalo. Fammi via, Francesco. Ha detto, come andavi? Scusi. Signora, scusi, le voglio fare un regalo. Possiamo? No. Non lo so, è il marito, guardate. È lui, no, mio marito. Il marito. È lui. Partite, da questa bella città partite. Siamo sul lungomare di... Come andiamo noi? Ci eravamo tanto amati per un anno e forse più. Vieni, andiamo noi. Vieni. Ah. Francesco, siamo a 50 minuti di registrazione, tu lo sai, sì, Francesco. Andiamo noi, grazie amico mio per la cortesia, e in bocca al lupo. Signora, dammi un coso, scusami che ci porto un cd, perché sennò non si ferma. Suca ancora più. Scusate, un piccolo stanno, siamo in presa diretta, lo so che purtroppo che bisogna fare. Signora, me.
gli facciamo mangiare buso e guaglione, è un omaggio. Pop, 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 pop. Scusa, ne aspettiamo da poco. C'eravamo tanto amati. We come from Austria. Austria, Vienna. Ah, Vienna, Innsbruck. Yes. Innsbruck. E che fate qua? You speak English? Yes. Io manco una parola, signor. Però le facciamo assaggiare tomato, pomodoro, oh, calabrese. Very fine. Very fine. Che meraviglia, ragazzi. Sta scoppando tutto adesso, scoppa. E siete turisti? Yes. E come fate a parlare lingua italiana se non la conoscete, non la sapete? Lei parla italiano? Sa che ho pezzo a chiave? On the Deutsch. On the Deutsch. O English. Ma quando andate... you... Yes. Comprare come fa? Yeah, we will taste it. Tomato, salsa da nunna. Dica. Salsa. 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 Yes. Dica. Yes. Salsa. I don't know. È una cosa di fede. Salsa. Ciao, bravo. No, salsa. No, salsa. No, salsa. E sa, pomodoro, toto. For the pizza? Oh! Macaron? Yes. Oh, allora, alzate. We are so grateful. Sono salsa da luna nel mondo, ragazzi. Ho sopeglio. Blacchetta. Yeah, che cavolo fa, bro? Grazie, thank you. Thank you very much. Thank you. Sa, guarda, scusa. This is the best. Poi, Facebook, what? Tu, push. Come si dice push? Click. George Push. No, George Bush è morto. È vivo? George Bush. George Bush. È vivo. America. No, aspetta, scusa. Facebook, c'è Facebook lei? Yes. Clicca su mi piace. Clic. Poi tu è morto. Poi te la qua. Ti voglio bene. Grazie. Ciao. Un bacio. Facebook. Ciao. Thank you. Okay. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Bye. Ciao belli. Ciao. Grazie. Thank you very much. Ciao. Grazie. Almeno portano un buon ricordo della Calabria, no? Il pomodoro nostro nel mondo. E che cavolo, come? Scusa. Ti voglio bene. Grazie. Un bacione. Ciao, bello mio. Grazie di cuore. Allora, andiamo nelle comanda. Allora, io... perché uscendo alle 7 di mattina, siamo andati in un paesino qui sopra, Capecciarre, ma ci vogliono manco l'elicottero. Ma tu aiuto. Frangia, divertiti con queste immagini. O compare mia che ne segue, compa. E che cavolo brutto. Ecco. Mo ci regalo, porto un CD per piacere. Dai la tia, ma dai la tia, ma lì. C'è nipote? Suo mere che è un signore. Come te, come tutti gli amici. Sindaco di Diamante, se ne può per una serata chiamata, capi? Sì, aspetta, mettono la tinta però. Uscio là, sei carabiniere, eh. La gente a casa, sì, guarda, poi mi fa bene, che già ci vuole che. Allora, sente. Allora, sindaco, se ci chiamate, andate sulla mia pagina, ci facciamo facciamo uno spettacolo come abbiamo sempre fatto a Cittadella, tutto il mondo. Sì, sì. Allora, tieni qua, scusa, tu. Vedi? Leggi. Gare. Cittiche. Un cittiche. Che c'è in da cittiche? Un cittiche. Bravo. Porta cittiche. Ah, portaci. No, che c'è questo? Non è portaci. Questo, compa, che è deluso. Oh, un gioco. Guarda là. Buongiorno. Come state? Abbiamo abbandonato là. Bene. Ci accontentiamo. Buongiorno a voi. Ragazzi, che bella passeggiata. Che dobbiamo... Noi pubblicizziamo questo, la Calabria, il mare è bello e la gente è bella, questo pubblicizziamo. Io credevo che lei pubblicizzava la Calabria, ma se si tirano sulle maniche iniziano a lavorare come si deve. Grazie, dobbiamo bravo. Lei di dov'è? Lei di dov'è? Di Diamante. Di Diamante. E allora, le mani sane tra tutti, cioè, è chiaro, però il mare è bello. Io comunque ho già dato nella vita, ho 70 anni. Ho dato 50 anni di contributo. Continue.
quindi il contributo l'ho dato, ho già pagato. Ma c'è della pensione? Che c'è tante, no, quella sono 9 anni che la prendo, perché ho 70 anni, quindi. Che lavoro fa lei? Io guardo gli altri lavorare adesso. Ma prima che lavora fa? ho sempre fatto lavorare. Ah, bravo. Perché lei è idda. Lavorare e sudare, sudare e puzzare, io non voglio puzzare. Lei sta bene, sì. Io sto benissimo. Fammi vedere, la stessa cosa, è una persona intelligente, la fuma almeno, ecco. No, questo io posso dire che l'ho caricato, sono 5 mesi, l'avrò caricato 2 volte. Bravo, per cosa decimo? No, perché ho detto che non voglio fumare. C'eravamo tanto amati, per un anno? Intero. Sì, intero, per un anno forse più. Grazie amico mio, ciao. Ciao, arrivederci. Come questa è la morte. Guarda, che bella famiglia. Francesco, che bella famiglia. Che paese. No, bello il paese, ragazzi. Non vi potete lamentare perché il paese... Dai, dai, scusa, che fanno cose. Girando. Scusa, che stiamo girando, signor? Noi che stiamo girando, che fai Jimmy, i bomboniere. Dai, a caso che fanno cose, scusa. Sì. Quindi dove siete voi? Quando io parlo, dove siete? Noi siamo di San Marco. San Marco Argentano. San Marco Argentano c'è il regalo. San Marco è bellissimo. Pure c'è il regalo. C'è pure Santo che non sta bene. Comunque, tutto a posto. È un amico nostro. Santo, una pronta guarigione, giusto? Sì, una pronta guarigione. Perché ti sei toccato? No, rispondo alla pensione. Scusa, mancanza d'affetto. No, ci manca. Voi siete marito e moglie? Sì, sì, siamo marito e moglie. E lei pure è marito e moglie? Sì, sì. No, facendo uno tutto, due mogliere solo uno. No. Abbiamo le tessere. Venga, comanda. Basta che non tiene la tessera sanitaria, la scettiamo. No, adesso sì, è che no. Lei è medico. Sì, è vero. Che ti hai detto? C'hanno la faccia del medico. Io no, voi sì. No. Lei lo sa che cos'è? Coltivatore di legno. Tu stai dicendo questo. Allora, ecco. Portatele. E piena in aria, comanda, pagati le mani. Fa così, no? Quando hai qualche volta hai sparato. Ma io non sono padrone. Vabbè, vai, non ti preoccupare. Scusa, allora. Diamo la linea. Legge. A legge è legge. Allora ragazzi, sì. La signora che signora. È. Questa è, dottor, questa è la tessera VIP del cinema Andromeda, c'è uno sconto del 10, 20, cioè, ma dopo avete. Ecco. Okay. Perché attenzione ragazzi, che è una cosa seria, eh. Andate ad Andromeda, non so se è martedì o giovedì o sabato, ci ateci, insomma. Sì. Lei è la moglie del dottor? No, la moglie. Dottore, qual è moglie? Io sono la moglie del dottore, sì. Ci siamo messi più distanti, insomma, sì, per. Abbiamo sempre. Se no sai perché ho il medico, tocca sempre. Sì, no, sì. Tocca sempre perché è una professionale. Formazione professionale. Buona giornata ragazzi, grazie. Ciao. Siete mangiate però, siete mangiate. Siete simpaticissimi. Grazie. Grazie. Ci siamo sempre. Arrivederci. Piuttosto. Guardate. Grazie. Come cazzo vai? Diamo capo. Aspetta, mi fece la puntata. Ma lei è il sindaco, chi è? Sì, sono Mario Pagano io, di Telediamante. Mario Pagano, Telediamante. Quella corrida cittadella, ma guarda. Ma lo sai che ho saputo oggi che purtroppo potrà mancare Giulio, l'organizzatore. Veramente? Oggi forse mi ci ha mai spiaciuto. Senti, lui aveva un caffè. Quante persone faceva, zio Pino? Quante la corrida ogni anno a Città del... Facciamo 3 serate. 3 serate, sì. Ma poi c'eri tu oltretutto. Oltretutto. No, ogni tanto io mi autocelebro, Francesco, però no, quando faccio le cose belle... Te lo dico io, anche perché sei un grande. Grazie. Poi sei in mezzo alla gente, intervisti la gente, è la cosa più bella. Un collega giornalista, quindi un grande professionista, anzi, tu sei caduto. No, non c'è caduto. Io sono caduto dalla vecchia fattoria. Ma poco. Quanti anni fa? Quanti anni? 10? 10 anni fa? No, 22-25. 22-25 anni fa, ragazzi, per fare il proprio lavoro. Alla vecchia fattoria, sono caduto dalla passerella che c'era Miss Vecchia Fattoria. E noi eravamo lì che facevamo un cabaret, a un certo punto ci ha detto un ghiaccio di là, e ne conto di là, e caduto come un opero, meno male. Ci hai fatto prendere una paura, ragazzi miei. Allora, arrivo un attimo là, presentiamo questa signora qua, no? Sì, e dopo prendiamoci il caffè. E poi lasciaci il caffè, aspondimi però. Un giornalista, abbiamo finito, allora perché mi tu mi illudi, Francia? No! Allora ragazzi, vieni qua, chiudiamo qua, vedi qua. Io non ci metto la maglietta, Francia, aspetta un secondo. Sennò che. Ragazzi, tieni qua. Penso che me la meriti. Come no, tieni qua. Forse le vanilla. Un secondo, ecco, tieni qua. Tieni qua, scusa, vieni qua, va bene.
Allora, facciamo qua, facciamo qua. Ragazzi, le nostre magliette. Chiamate la propria. Lavoro in genè. La vagabonde. Ciao, ciao. 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 Ciao.